Vaccinafobo! Abbiamo detto? Hai detto anche tu? Sì. Ripetilo. Vaccinafobo. Allora non è altro che un passo, diciamo una fotografia della società odierna. Spesso si dice che noi napoletani ce ne freghiamo delle cose, per un guadagno ludico, quindi questa è un'altra cosa. Però ma c'è, forse c'è anche una canzone di Pino Daniele, ma c'è una foto se vai su YouTube. Quindi, ma c'è una foto è un modo di dire, un intercalare. Comico napoletano dice tenga apri, è ancora, ma c'è foto, tenga apri, c'è ancora... Allora, io le prime pagine, non so se hai notato, le prime pagine del libro sono bianche. Poi c'è stata la prefazione di Gigi e Rosso, che sono i presentatori di Medici. Perché sono bianche? Scusa la domanda, sta scritto qua. So che cosa stai pensando, caro dottore. Mi hai speso dei soldi e non è giusto che ci siano pagine inutilizzate. Sei deluso, ti senti preso in giro. Sicuramente stai pensando a me e sei arrabbiatissimo. Bene, trattieni il respiro e ripeti insieme a me. Ah, ce ne fu! Benvenuto nel magnifico mondo di quelli che se ne fottono. Questo è un po' diciamo, il pensiero del Marcenofottiano. Noi siamo quelli che campano 100 anni, siamo quelli che rimandano ogni scocciatura al giorno dopo, quelli che non rispondono al datore di lavoro al cellulare, che amano mangiare e rinviano la dieta di settimana in settimana, che vanno in vacanza anche se piove. Siamo quelli che piangono alla notizia di un secondo figlio in arrivo e che piangono ancora di più quando pensano allo stipendio. Tanto in un modo o nell'altro ce la faremo sempre. Potrei elencarti 1000 esempi, ma visto che hai 3 pagine bianche, dammi una mano a scriverlo questo libro e non mi rispondere, ma che ce ne fu. Quindi qua stanno dall'affetto del pubblico, nel senso che un tormentone che è nato in televisione, che è Mario Cenofont, cioè ha radici perché all'inizio addirittura stava su Skype, pian piano è arrivato in là, è diventato, diciamo, il leitmotiv del pubblico, cioè il tormentone che spesso lo ripete in famiglia, eccetera, eccetera. Quindi la Sperling, il gruppo Mondadori, l'anno scorso mi ha avvicinato una ragazza, mi diceva noi vogliamo proprio una cosa, iniziamo a fare una cosa, quattro fatto un uomo fa, invece era proprio una ragazza della casa di Luce, e mi hanno fatto la proposta di questo libro, e insieme a Pino Imperatore, che anche è autore di Casa Esposito, dello spettacolo anche di Paolo Caiazzo, che hanno portato a teatro appunto il Benvenuto in Casa Esposito, e anche ultimamente questa scuola di Alberto, mi ha affiancato e è nato questo libro, che è uscito l'anno scorso a novembre, e la sua scrittura continua ancora ad essere quasi toccata di 4.000 copie, che per un periodo in cui viviamo editoriale credo che sia una bella soddisfazione. Tanto, è stata una crescita giorno dopo giorno, spettacolo dopo spettacolo, dalla cerimonia, cioè, no, c'è di nuovo,
obiettivi, chiedo di feste private allo spettacolo teatrale, a tante date abbiamo fatto tutto di riduzione. Io già da Sky ho avuto l'attenzione di Carlo Manzina, perché già in passato ho lavorato con Carlo Manzina a fianco di Raul Bova, sia per il cinema che per la regia di Stefano Reali, invece ho lavorato in un ho affiancato anche Emanuele Arcuri in Coperta Maresca. E l'anno scorso sono stato protagonista insieme a il protagonista diciamo principale, che è Francesco Albanese, del film Ci devo pensare, che comunque è stato ha avuto un ottimo riscontro ai botteghini. Sono stati addirittura dentro a Fast and Furious, cioè Furious in inglese, insomma, sul favore una volata una cava meglio, però è stato un bel traguardo, perché è un colossal, gli americani le fanno sempre grandi le cose, anche le cretinate, però col cinema sono abbastanza forti. Bello, il mio rapporto con bello e credo che stimo il pubblico che ci guarda in TV, che legge il mio libro, che poi uno, non è che ce la stai a vedere la scelta, però anche su Facebook il pubblico è molto, io ho delle pagine, anche su social network. Bravissimo. Vivo il pubblico, adesso come un grande fratello, io faccio la parodia del grande fratello che è nata per scherzo, e adesso cammino stando tra amici, una cosa abbastanza spesso destabilizzante, che mia moglie spesso dice quando camminano faccio solo qui, sì, e se stanno tutti sì, faccio questo lavoro qua, senza la conoscenza, capace, non scendiamo nemmeno più a fare la spesa, perché non ha questi dipendi, però voglio dire, sono molto grato. Con la pandemia, e poi sono Progetti Furia mini zoom da febbraio, c'è un nuovo personaggio che tengo in segreto, perché non perché sia scaramantico, anche se lo sono, perché stiamo decidendo con gli autori qual è la strategia giusta per cercare il personaggio giusto. Gli autori spingono per farmi ancora emergere in reality, io sto cercando di trovare anche qualche altra cosa, perché credo che il pubblico debba essere sempre sorpreso e mai abituato a determinati numeri di comicità. Grazie a voi. È molto molto importante se pensiamo che oggi i ragazzi si sono portati più ai mezzi di comunicazione, tra quali telefonino e mezzi di elettronica, per cui spesso certe idee ce le vengono imposte, invece la lettura si può scegliere da sola quello che piace. Eppure poi è importante perché è l'unico sistema per migliorare la nostra comunicazione, per imparare bene come esprimersi e farsi un'idea, la propria idea, sì, proveniente. Queste iniziative per avvicinare il pubblico agli autori? No. Allora, noi diciamo che oggi in libreria le persone non ci vengono poi tanto volentieri, quindi c'è bisogno di una, diciamo, chiamiamola una pedonalizzazione, qui c'è bisogno che le persone vengano e quindi bisogna attrarle con queste iniziative, quindi far venire gli autori e quindi promettergli insomma una firma, una parola in più rispetto a quanto si legge. Io sono Francesco Manna della libreria Mancini, la libreria Mancini che è sul territorio dal 1930. E io compravo i libri qua e lui comprava la tradizione lui era il nostro lettore, è rimasto l'affetto per lui, per cui lui ad ogni iniziativa ci viene sempre a trovare, c'è il libro che c'è, guarda, Dio c'è anche questo e provvede.